Mercoledì 12 settembre siamo andati in sopralluogo a Piazza Navona. Il nostro scopo era verificare i piani di massima occupabilità presenti sulla piazza. Parliamo di occupazione di tavoli e sedie da parte del commercio in sede fissa, delle rotazioni e anche dei pittori. Insieme alla polizia locale abbiamo fatto una verifica puntuale dei piani di massima occupabilità, rilevando qualche abuso parziale da parte di alcuni ristoratori, che è stato prontamente ripristinato, riportato alla normalità. Abbiamo poi ascoltato da parte dell'associazione che rappresenta gli operatori una richiesta di ampliamento della superficie utile per i tavoli e sedie, ma oggi questa richiesta deve essere valutata eventualmente dagli organi competenti, sovrintendenza e gli assessorati. È importante che la piazza mantenga un decoro, perché è una delle piazze più belle del mondo. La città di Roma ne è fiera e quindi si deve trovare il giusto equilibrio tra il commercio fatto in una certa maniera, di qualità e decoroso, e la meraviglia delle fontane storiche che la piazza ospita. Abbiamo proseguito poi i controlli in merito alle rotazioni. In particolare ce n'era una che insiste sulla piazza e c'era un'eccedenza dell'occupazione che i vigili hanno prontamente segnalato all'operatore che stava esercitando l'attività e che è stata ripristinata. Abbiamo poi proseguito i lavori con l'esame dei pittori e in questo caso la polizia locale ha potuto evidenziare poco, perché in realtà anche se all'occhio sembra che alcuni dei pittori non espongano opere del proprio ingegno, ma piuttosto un qualcosa di acquistato e poi rivenduto, ma questo è tutto da dimostrare naturalmente, e hanno titolo a stare concessogli dal primo municipio. Questo c'è dietro tutta una storia di regolarizzazione, se possiamo usare questo termine, di questi pittori, 25 posti previsti nella piazza, che a fronte di un pagamento di uno sparretrato sono stati riconosciuti dal primo municipio. L'importante per noi è che chi eserciti nella piazza siano veri pittori, e questo lo verificheremo con la prova d'artista che deriva dalla delibera 21 del 2017 dei pittori, che questa amministrazione ha voluto portare avanti per dare la vera arte nelle piazze, non solo del centro storico di Roma, ma anche in molte piazze dei municipi di Roma. Noi vigileremo con la Commissione sul rispetto delle norme del commercio, è importante. Purtroppo troppi abusi ci sono giornalmente nella città di Roma e noi pretendiamo il rispetto di questa città e chiediamo ai cittadini la collaborazione affinché tutto ciò venga realizzato nel più breve tempo possibile. Grazie.